Ciao ragazzi, oggi location un po' insolita perché vi andrò a recensire questo piccolo accessorio per automobili. Proprio per questo motivo sono all'interno della mia auto. Allora, di cosa vi sto parlando? Vi sto parlando di questa piccola interfaccia OBD2 con connessione tramite Wi-Fi della TrackPo. È una delle tante interfacce che si trovano su Amazon, eBay, eccetera. E devo dire, funziona molto bene ed è molto semplice da utilizzare. La scatolina con cui vi arriva è questa qui, quindi una scatolina piuttosto piccola. Io l'ho presa su Amazon e il costo è abbastanza contenuto, quindi devo dire un buon acquisto per chi magari ama smanettare e tenere sotto controllo tutti i parametri della propria auto. Intanto vi faccio vedere il contenuto della confezione, ovvero un piccolo manuale cartaceo e l'interfaccia vera e propria che è questo scatolino leggero che ho in mano in questo momento. Come potete vedere, è realizzata in plastica, ha il connettore standard OBD2 che è presente sulla maggior parte delle auto e a rigor di logica dovrebbe essere compatibile con tutte le auto prodotte dal 97 in poi. Io in questo caso sto provandola su una Fiat Bravo del 2010, quindi devo dire funziona molto bene e adesso insomma vi faccio vedere come funziona. Innanzitutto vi parlo del manuale che è piuttosto schematico, diciamo riporta poche informazioni in molte lingue, c'è anche l'italiano ed è simpatico il fatto che ci sia questo QR code che inquadrandolo con il cellulare vi fornirà il link per scaricare varie app gratuite che si trovano sull'Apple Store o sul Play Store, quindi è compatibile sia con Android che con iPhone. Io ovviamente lo provo solo con Android non avendo un iPhone a disposizione e vi faccio vedere subito come funziona. Insomma, per prima cosa insomma, dovrete procurarvi le applicazioni. Ve ne vengono consigliate 4, vi faccio vedere, io già l'ho scaricate. Potete fare direttamente tramite Play Store senza ricorrere al link, quindi andate sul Play Store e scaricate queste tre app, ovvero OBD Car Doctor, oppure OBD Auto Doctor, oppure Torque. Delle tre a me piace principalmente Torque, in realtà ce n'era anche una quarta che però mi è sembrata piuttosto macchinosa, quindi l'ho provata e disinstallata subito. Sono delle app in versione gratuita che in realtà si trovano anche a pagamento con diciamo funzioni in più, quindi poi vedrete voi insomma come regolarvi. A mio avviso Torque è la più semplice e soprattutto completa perché vi permette di avere in maniera semplice anche tanti piccoli strumenti. Ma passiamo prima di vedere le app a come si installa l'interfaccia sulla propria auto. Allora, vi faccio vedere subito dove è collocato lo spazio, la porta di connessione di questa interfaccia. Nel caso della mia auto, che vi ricordo è una Fiat Bravo, bisogna togliere lo sportellino della zona fusibile e qui praticamente togliendo lo sportellino con due viti si può accedere alla zona fusibili e in alto a destra potete vedere, la sto illuminando con la lampada, la porta di interfaccia OBD2, che sarebbe appunto la porta dove andrà connessa la periferica. La connessione è piuttosto semplice e questo attrezzo si va ad alimentare direttamente sfruttando diciamo, la batteria dell'automobile, quindi viene alimentata non tramite batterie o altri cavi, ma direttamente dal connettore. Quindi per prima cosa dovrete collegarla alla vostra auto, così da alimentarla vedrete che si accenderanno dei leddini che sono posti qui su questi forellini trasparenti che tra poco vedremo illuminati. Allora, vado ad inserirla, è un'operazione piuttosto semplice. Ecco fatto. E come potete intravedere si è acceso un LED rosso che sta a segnalare appunto il fatto che l'interfaccia è alimentata. A questo punto, essendo appunto come vi dicevo un'interfaccia di tipo Wi-Fi, bisognerà andare ad attivare il Wi-Fi del proprio telefono e andarsi a connettere sulla rete disponibile. Quindi nel mio caso, eccola qui, si chiama Wi-Fi OBD2. Vado a connettermi con il cellulare, premo il tasto connetti. E a questo punto, nel giro di qualche secondo, la periferica sarà connessa. Vedete, qui abbiamo Wi-Fi e OBD2 connesso. Quindi da questo momento in poi il mio telefono è connesso direttamente qui con la piccola interfaccia. Bene, a questo punto, per avere, la connessione, diciamo, con la strumentazione di bordo, dovrete accendere il quadro dell'auto. Quindi dovrà per forza essere acceso il quadro. E a questo punto andiamo a lanciare per esempio una delle app che consigliate. Vi farò vedere in questo piccolo tutorial come funziona Torque, perché ripeto, è quella che mi sembra più completa e più semplice da utilizzare, ma nulla vi vieta poi di provare le varie app e comprare magari altre più sofisticate come vorrete voi, insomma. Questa interfaccia è anche interfacciabile con il PC e ovviamente tramite PC si potranno fare più funzioni utilizzando software specifici. Uno che mi viene in mente, ad esempio, Multi EQ Scan, che permette di
anche di azzerare il service e quant'altro, anche se personalmente ancora non l'ho provato su quest'auto con questa interfaccia. Comunque, andiamo a lanciare torque e nel giro di qualche secondo vedete qui lampeggia l'auto, l'automobilina blu che sta a segnalare appunto che il programma è alla ricerca appunto dell'interfaccia. Vedete, si è connesso, il simbolo è diventato pieno. Lampeggia il satellite in quanto adesso sono all'interno del magazzino e quindi non prende i satelliti. A questo punto, diciamo, è possibile andare a leggere i codici errore presenti all'interno del motore e la scansione richiede all'incirca 1 o 2 minuti, mi sembra una cosa simile, e così è possibile andare a controllare eventuali anomalie. Quindi se vi si accende la spia motore sul cruscotto dell'auto, tramite questa interfaccia potrete sapere che tipo di errore vi si è presentato, quindi potrebbe essere magari, che ne so, un errore temperatura, un errore debimetro, una miscela troppo grassa, troppo magra e così via. Quindi molto utile soprattutto per chi magari ama manutenzionare la propria auto, perché appunto vi permette di andare ad interagire con l'auto e leggere gli errori così da sapere che cosa magari dovete andare a correggere, riparare, eccetera. È una procedura piuttosto semplice, anche se almeno con questo programma di cui vi sto parlando non è possibile fare ad esempio il reset del service per la Fiat. Vi ripeto che un'operazione simile è fattibile tramite un programma come può essere Multi-EQ Scan, che è un programma ovviamente che va acquistato a parte, e questa o altre interfacce dovrebbero essere pienamente compatibili per poter effettuare anche questi reset del service, così per segnalare all'auto che si è fatto il tagliando, che si è cambiato l'olio e così via. In questo caso sta per finire, eccolo qua, la lettura dei codici. Mi viene detto nessun codice di errore registrato nella ECU, perché ovviamente in questo momento la mia auto fortunatamente non ha nessun problema. Quindi comunque sia, insomma, una funzione utile che vi permette, quando si accende la spia motore, di sapere realmente qual è il tipo di errore, quindi una funzione molto utile. In più, molto carino è il fatto che in real time si possono avere tutta una serie di strumenti personalizzabili, ad esempio l'accelerometro, il numero di giri, la velocità e così via, la pressione del turbo, la temperatura del liquido di raffreddamento e moltissimi altri strumenti personalizzabili. Ad esempio, è possibile anche leggere in quanto tempo si effettua l'accelerazione da 0 a 100 km/h e così via. Insomma, quindi volendo si può smanettare per fare tantissime funzioni. Vi faccio vedere al volo, adesso vado ad accendere anche il motore, come vanno a variare questi piccoli, diciamo, strumentazione di bordo. Quindi ripeto, con un tablet o con un telefono Android è possibile avere un'interfaccia completa di monitoraggio della propria auto ed è anche possibile, tornando nel menu principale, andare anche a creare dei grafici, vedere vari test, così da poter, diciamo, avere sotto controllo tutta la propria autovettura e quindi magari anche vedere come va il motore, l'accelerazione e quant'altro. Bene, vado ad accendere il motore. Una volta che l'auto è accesa, vediamo qui in real time che vedete il numero di giri. Adesso sono 880 giri. Se vado ad accelerare, sale in maniera molto veloce il numero di giri. E qui è un piccolo cursore che mi va a indicare appunto a che giri sono arrivato. E la stessa cosa si può avere per l'accelerazione e così via. Quindi devo dire, è una funzione molto simpatica perché vi permette, vedete anche la pressione del turbo, vi permette di avere sotto controllo tutta una serie di dati e soprattutto considerando il prezzo pagato davvero molto basso, è una cosa molto simpatica da avere, diciamo, a bordo. Quindi almeno a me nel mio caso piace molto, poi ovviamente ognuno è libero di utilizzarla come crede. Bene, penso di avervi detto più o meno tutto. Sarebbe da fare un giro in auto, per farvi vedere un po' come variano i grafici, eccetera, ma ovviamente essendo da solo e con la telecamera in mano non sarebbe particolarmente comodo. Comunque spero che vi sia stata utile questa guida per capire come funziona e come si utilizza questa piccola interfaccia wifi. Vado a spegnere il motore e niente, in teoria, almeno quanto viene riportato qui sul manuale, l'interfaccia può essere mantenuta sempre connessa alla propria automobile. Io in realtà non la utilizzo per questa funzione, ma la utilizzo più che altro per monitorare i parametri della propria autovettura. Quindi niente, spero di esservi stato utile. Come al solito, se il video vi è piaciuto, vi chiedo di mettere un like sotto al video e di eventualmente registrarvi al mio canale. Grazie, un saluto, alla prossima, ciao da Mariano.